L'ASP Catania rinvia la riattivazione del parcheggio a pagamento all'interno dell'ospedale di Acireale e rivede le limitazioni per il secondo ingresso. Approvato ieri sera in consiglio il piano triennale delle opere pubbliche di Acireale, tra le novità la riqualificazione dell'area artigianale di Via Volano. Calcio, vigilia di campionato in Serie D, l'Acireale torna domani a Siracusa con i tifosi al seguito, nessun divieto alla trasferta. L'informazione di TG Reporter News, benvenuti a questo nostro appuntamento che apriamo con le ultime novità che arrivano dall'ospedale di Acireale. Posticipata difatti la riattivazione del parcheggio a pagamento all'interno della struttura, sarà rivista la decisione di riservare il secondo ingresso di via Cubisia ai soli operatori e ai privati diretti al pronto soccorso. Accolte dunque le istanze presentate dalla sindaca di Acireale Catena Margherita Ferro, sentiamo. L'ingresso e il servizio di sosta a pagamento all'interno dell'ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale saranno rivisti. Ad annunciarlo è la sindaca di ACI Catena, Margherita Ferro, che già da settimane aveva intrapreso una continua interlocuzione con i vertici dell'ASP Catania, facendo presente l'importanza che riveste, e non solo per la comunità catenota, il secondo ingresso dell'ospedale. Aveva infatti creato malcontento la scelta dell'ASP Catania che, programmando la riattivazione del servizio di sosta all'interno del nosocomio Acese, aveva predisposto delle limitazioni dal secondo ingresso di via Cubisia, quello ricadente per l'appunto nel comune di ACI Catena, da dove, secondo le prime disposizioni, avrebbero potuto fare ingresso soltanto gli impiegati muniti di abbonamento, le ambulanze e i privati, ma solo se diretti al pronto soccorso. Abbiamo avuto diverse interlocuzioni, soprattutto a metà settembre ho scritto una nota ai dirigenti dell'ASP e al direttore dell'ospedale proprio per prospettare quella che era la problematica legata all'apertura del secondo ingresso di via Cubisia, che per il comune di ACI Catena è indispensabile, ma anche per i comuni viciniori, soprattutto per quanto riguarda le emergenze, per quanto riguarda le possibilità di poter accedere all'ospedale. Riceviamo una nota da parte dell'ASP dove danno disposizione in merito alla lettera e quindi avallano quello che sono i suggerimenti che abbiamo dato per quanto riguarda l'apertura del secondo ingresso. Sicuramente non possiamo utilizzare il secondo ingresso come passaggio di collegamento tra due comuni. Quello è un luogo sacro che deve servire solo per le emergenze, per il transito dei parenti che vanno a visitare i degenti, e quindi dobbiamo avere rispetto di quello che è il territorio. La nota dell'ASP Catania anticipa ora le novità che verranno. Novità che vanno incontro ai suggerimenti proposti dalla sindaca catenota. Le novità che vengono anticipate nell'interlocuzione, e io nell'interlocuzione ringrazio l'onorevole D'Agostino che si sta premurando per trovare una soluzione, sono quelle di poter aprire il secondo ingresso, ma bisogna, chi entra dal secondo ingresso deve riuscire dall'ingresso di via Cubisia, cioè noi dobbiamo utilizzare quello che è il secondo ingresso solo per scopi puramente di emergenza, visita parente, e perché per tutto quello che l'ospedale può servire per assistere chi deve fare analisi, chi deve fare visite e chi ha bisogno dell'ospedale. Ci occupiamo adesso della seduta di consiglio comunale che ieri sera si è tenuta ad Acireale. Con 15 voti favorevoli e 5 astenuti è stato approvato il piano triennale delle opere pubbliche. Il Consiglio Comunale di Acireale ha approvato ieri sera il piano triennale delle opere pubbliche, una seduta consiliare durata oltre 4 ore, durante la quale i consiglieri sono stati chiamati a votare non solo le proposte già approvate a giugno dalla passata amministrazione, ma anche i 3 importanti emendamenti aggiunti al piano, opere frutto dell'attività messa in atto in questi primi 3 mesi di amministrazione Barbagallo. Si tratta della riqualificazione con manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione dell'area artigianale di Via Volano per un importo pari a 1.191.000 euro, la riqualificazione dei locali dove nasceranno 4 palestre allocate sotto la tribuna centrale dello stadio Ace Galatea e l'efficientamento energetico dello stesso per un importo di 915.000 euro. Ed infine l'acquisto di nuovi carrellati e sacchetti per la differenziata da destinare ai condomini. E a proposito di rifiuti, è stato il consigliere comunale d'opposizione Francesco Fichera
a sottolineare il mancato inserimento nel piano programmatico riguardo la somma previsionale relativa al bando di gara per la raccolta dei rifiuti. Insieme al piano triennale è stato approvato l'elenco annuale comprendente tutte le opere per le quali si è già in fase esecutiva. Si tratta per la gran parte di opere finanziate attraverso i fondi del PNRR. 15 voti favorevoli e 5 astenuti. A votare favorevole anche il consigliere d'opposizione Fabio Manciagli, che, come è facile intuire, ha sostenuto gli studi di fattibilità delle opere precedentemente proposte, definendo il piano triennale delle opere pubbliche in continuità con la giunta Alì. Le opere in fase esecutiva e già appaltate riguardano quelle del 2023, mentre i progetti redatti fino al 2025 restano una sorta di libro dei sogni che, come dichiara l'assessore ai lavori pubblici Salvo Licciardello, è però importante mantenere all'interno del piano triennale in modo da essere pronti alla prima occasione utile. Tra le opere in fase esecutiva o pronte per essere appaltate troviamo 4 lavori urgenti finalizzati al ripristino e alla ricostruzione post-sisma, la riqualificazione della piazzetta Bella Vista e il sentiero Acqua del Ferro nella frazione di Santa Caterina, l'intervento di restauro e consolidamento dell'ex convento dei Carmelitani e il progetto ACI Student Center, ovvero il completamento della ristrutturazione dell'ex liceo Gulli e Pennisi da destinare a centri culturali e di formazione. Sono passati 10 anni dal terribile naufragio al largo di Lampedusa in cui persero la vita 368 migranti. Ad ACI Sant'Antonio si è tenuta una manifestazione in ricordo delle vittime. Sono passati 10 anni dal tragico naufragio nel quale 368 migranti persero la vita al largo di Lampedusa, il più grave mai registrato fino ad allora nelle acque del Mediterraneo. Immagini che bruciano ancora vivide nella memoria senza che nulla d'oggi sia cambiato tra esodi senza fine e passerelle giochi al massacro del mondo politico. Un anniversario molto particolare, quello di quest'anno, il 10° arrivato nell'esplodere dello scontro del Tribunale di Catania e il Governo nazionale a seguito della sentenza con cui la giudice Iolanda Apostolico ha dichiarato l'illegittimità del provvedimento della Questura di Ragusa per il trattenimento di 3 migranti, disapplicando di fatto il decreto Piantedosi, in quanto le nuove norme sulla detenzione sarebbero contrarie tanto alla Costituzione quanto alle normative comunitarie. Dure le reazioni della Premier Meloni e del Vice Premier Salvini riferitisi alla sentenza del Tribunale Ateneo come un attacco ad un governo democraticamente eletto. E mentre in furia il perenne scontro tra mondo politico e giudiziario, ad ACI Sant'Antonio la giornata di oggi regala piccoli segni di solidarietà nei confronti di chi vive sulla propria pelle le sofferenze di un dramma senza fine, nel ricordo di una delle pagine più dolorose della storia recente. Come ogni anno si è tenuta stamane presso il cimitero comunale la commemorazione delle 368 vittime, 2 delle quali accolte 10 anni fa proprio nel Camposanto Sant'Antonese per volere dell'amministrazione comunale. Una cerimonia semplice ma molto sentita e che ha visto un nutrito gruppo di partecipanti stringersi intorno al sindaco Quintino Rocca e alla sua giunta nel ricordo di ciò che è stato e nella speranza che il grido di dolore che strazia il Mediterraneo non rimanga inascoltato. Abbiamo voluto ricordare quell'evento perché purtroppo a 10 anni di distanza dobbiamo registrare con amarezza che quella che era un'emergenza 10 anni fa è diventato una costante a cui ci siamo abituati oggi. E i morti in mare continuano ad esserci, continua ad esserci un'Africa sfruttata dall'Occidente che non si prende la responsabilità di quello sfruttamento e delle conseguenze che quello sfruttamento ha generato. Un momento di intensa preghiera e raccoglimento coordinato dal parroco Don Angelo Milone alla presenza tra gli altri anche dei rappresentanti delle forze dell'ordine e degli istituti comprensivi, nella certezza che dal dialogo con scuole e forze dell'ordine passi la costruzione di un futuro che non faccia dell'immigrazione una mera questione di cronaca. La cronaca con l'omicidio di Furci Siculo si è costituito in serata l'assassino dell'ex poliziotto Giuseppe Catania. Si tratta del 57enne Gaetano Nucifora, commerciante di Rocca Lumera. Nel pomeriggio di ieri, dopo aver seguito la propria vittima per le strade di Furci Siculo in provincia di Messina e averla individuata sul lungomare, ha imbracciato un fucile e aperto il fuoco contro l'ex agente di polizia uccidendolo a sangue freddo per poi allontanarsi. Nel corso di un lungo interrogatorio l'uomo ha ammesso la propria responsabilità, una vera e propria esecuzione che affonderebbe in ragioni di ordine personale. L'intera comunità è sconvolta, così il sindaco di Furci Siculo Matteo Francilla. Pippo Catania, oltre ad essere un uomo delle istituzioni, è sempre stato un amico di tutti, generoso e al servizio del prossimo.
E ancora a cronaca, guidano un'auto rubata tra le vie di San Berillo a Catania. Individuati dai carabinieri, scatta l'inseguimento. I due vengono fermati e denunciati. Erano a bordo di una Renault Twingo, risultata rubata qualche giorno prima, e hanno tentato la fuga per evitare di essere controllati. Dovranno rispondere di ricettazione. Ma ancora carabinieri in azione, questa volta a Gravina di Catania, dove sono scattati dei controlli in un cantiere edile da parte dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania, insieme ai colleghi della compagnia di Gravina. I militari dell'Arma hanno denunciato il titolare della ditta con sede legale a Pedara, una 29enne catanese, per aver omesso di predisporre adeguate protezioni nei lavori in quota all'interno dell'area. Tamponamento fra due mezzi pesanti con feriti questa mattina lungo la tangenziale di Catania all'altezza fra Mister Bianco e San Giorgio. In particolare, a riportare la peggio è stato il conducente di uno dei due mezzi coinvolti nel sinistro. L'uomo è stato soccorso dal personale sanitario del 118, giunto sul posto con un'ambulanza e trasportato all'ospedale San Marco. Sul posto si sono registrati pesanti rallentamenti al traffico veicolare. Adesso ci fermiamo per un primo sacco pubblicitario, a tra poco. Premio Nazionale Garritta 2023, guerra e pace. Cultura, ricerca scientifica, comunicazione e tanta musica. Da Piazza San Giovanni Paolo II di Santa Tecla, Antonello Musmeci, con la partecipazione di Laura Sangrigoli, presenta la 45esima. Romanzo di Matteo Bonaccorsi e Lidio Milazzo. Disponibile in tutte le librerie d'Italia, in tutti gli store e librerie online. Bella fresca, l'insalata siciliana. Coltiviamo le nostre verdure nei nostri campi, genuine e pronte da gustare. Perché i concetti di sostenibilità, di salubrità e di qualità alimentare sono da sempre i nostri valori fondanti. Bella fresca, produttori di verdure, non industriali di insalate. Opel a Catania è G-Auto. Scegli la tua. Vieni a scoprire quanti vantaggi e garanzie può offrirti la concessionaria. Assistenza sempre e su tutto. Consigli utili nella scelta dell'autovettura su una gamma completa. Valutazione di opportunità sui consumi. Concessionaria Opel a Catania, in via Vitaliano Brancati 25, a Riposto, sulla strada statale 114, chilometro 70-78. Meglio Opel. Dottoressa, cosa mi consiglia per il mio mal di testa frequente? Dottore, esiste un farmaco equivalente che costi meno ma altrettanto efficace? Mi sono trovata molto bene con la crema che mi ha consigliato. Prendo tutti questi farmaci. Mi fanno male, dottore? Farmacia in Pellizzeri. Sentiamo con gli occhi, vediamo con le orecchie, consigliamo con il cuore. Uno staff che lavora con passione e professionalità sempre a tua disposizione. Banco etico, reparto cosmesi, reparto celiachia e alimentazione speciale, consulenza nutrizionale e sportiva, consulenza psicologica.
Ti aspettiamo con il sorriso in via Giovanni Verga 47 ad Acireale. Trasporto ferroviario in apertura di seconda parte del nostro telegiornale. Saranno incrementati i collegamenti ferroviari tra Giarre Catania e Aeroporto Fontana Rossa. 8 le nuove corse che saranno attuate. Buone notizie per i pendolari che utilizzano la tratta ferroviaria Giarre Catania e anche per coloro che hanno come meta l'aeroporto Fontana Rossa. A dare confortanti notizie è l'assessore regionale all'economia Marco Falcone, che ha previsto per la prossima legge di stabilità uno stanziamento di 2 milioni di euro per incrementare le frequenze dei treni nella tratta ferroviaria Giarre-Catania e aeroporto Fontana Rossa, così Trenitalia da poter offrire maggiori opportunità ai viaggiatori. I maggiori fondi, ha sostenuto Falcone, saranno utili a garantire 8 coppie di treni in più lungo la dorsale ferroviaria ionica, contribuendo quindi anche a migliorare lo sfruttamento delle fermate del passante catanese tra Ogni e nell'aeroporto, al momento poco trafficate per la necessità di adeguare l'offerta. Il governo Schifani, attraverso un lavoro di squadra compiuto con il coinvolgimento pure dell'assessore Aricò, reperendo in tal modo i fondi, viene incontro alle aspettative dei cittadini e dei pendolari, ponendo le basi per un utilizzo sempre più diffuso del treno a Catania e provincia, in un'ottica realmente di territorio metropolitano. Con la programmazione prevista per l'area etnea si intende prendere spunto dall'esperienza positiva con corse veloci volta fra Palermo e l'aeroporto Punta Raisi. Obiettivo della regione è quello di avere delle tratte ferroviarie con una capacità sempre maggiore, in grado di sostenere l'incremento dei passeggeri che transitano negli aeroporti siciliani, garantendo comunque a tutti i cittadini viaggi più confortevoli e un servizio più efficiente. Viabilità ad Acicastello: si entra nella fase clou per la riapertura della strada parallela alla strada statale 114 all'altezza della frazione di Cannizzaro, dopo la firma della convenzione tra il comune castellese e RFI per l'acquisto e l'adeguamento del percorso. Importanti passi avanti ad Acicastello per quanto riguarda la viabilità. Dopo aver atteso con trepidazione è arrivata la buona notizia che per più di un automobilista sarebbe una piccola boccata d'ossigeno, soprattutto per chi la mattina si ritrova a percorrere la strada statale 114 all'altezza della frazione di Cannizzaro per raggiungere Catania e rimane incolonnato con conseguenti ritardi al lavoro o a scuola. La buona notizia infatti riguarda la strada parallela alla statale in questione, chiusa da circa 20 anni e utilizzata dai mezzi pesanti al servizio di RFI, dove anche oggi è stato effettuato un sopralluogo dei tecnici e dagli ingegneri insieme al sindaco Carmelo Scandurra per fare il punto della situazione sulla riapertura della strada agli automobilisti che da via Firenze si congiunge con l'inizio della rotatoria all'altezza dell'ospedale Cannizzaro. Dobbiamo abbattere questi muri e poi fare tutte le opere di sicurezza per fare un sopralluogo all'architetto Passerello che si sta occupando di questa problematica, per mettere i guardrail che sono necessari soprattutto in alcuni punti dove c'è un'altezza abbastanza elevata, e poi la segnaletica orizzontale e verticale. Diciamo sono opere di semplice realizzazione, ma con le problematiche che non mancano mai quando si tratta di opere pubbliche. Si entra dunque nella fase clou per non dilungare troppo i tempi di riapertura. Finora si è attesa una firma che sbloccasse l'iter dopo un susseguirsi di incontri con i vertici di Rete Ferroviaria Italiana. Firma che dopo alcuni mesi è giunta, a confermarlo è la convenzione per l'acquisto e l'adeguamento del percorso sottoscritta dal primo cittadino castellese Scandurra e dalla dirigente RFI Carmelo Rogolino. Una frazione, Cannizzaro, che si avvia a dei progressivi cambiamenti. Un tracciato chiuso da 20 anni e che finalmente sarà utilizzato dal comune di Acicastello come rotatoria tra virgolette della frazione di Cannizzaro, nel senso che la via Firenze rimarrà con l'attuale senso, mentre il nuovo tracciato verrà con un senso opposto, Catania a Acicastello. Ad
Informaci Reale, sopralluogo della quinta commissione consiliare comunale al cimitero. Nel corso delle ispezioni i componenti della commissione sono stati resi partecipi dei lavori nella nuova ala cimiteriale. All'incontro erano presenti l'amministratore delegato della San Sebastiano SRL, società di gestione funzionale del cimitero Francesco Musumeci, e l'assessore ai servizi cimiteriali Francesco Vasta, nonché i rappresentanti della commissione composta dal presidente facente funzioni Rosario Scalia in sostituzione del presidente Lorenzo Leotta, fuori sede per impegni istituzionali, e dei consiglieri Gaetano Di Mauro, Alfio Messina e Ugo Trovato. Tutti hanno avuto modo di verificare le opere in corso e quelle programmate dalla società di gestione, esprimendo soddisfazione sull'operato dell'impresa. Il presidente Rosario Scalia ha posto l'attenzione sul colonnato di accesso che presenta varie criticità strutturali. Porteremo l'istanza urgente di messa in sicurezza in sede consiliare. L'assessore ai servizi cimiteriali Giuseppe Vassa, dal canto suo, ha osservato che i provvedimenti concordati con la società in vista della commemorazione dei defunti sono stati pienamente condivisi. Consulte comunali e celebrazioni per l'anniversario della morte di Antonio Aniante al centro di una seduta di consiglio comunale che si è tenuta a Via Grande. Duro botta e risposta tra maggioranza e opposizione. A Via Grande, identità locale e culture innescono le polemiche in seno al consiglio comunale. A tenere banco anzitutto la modifica del regolamento delle consulte comunali per limitare la partecipazione solo ai residenti. Una decisione presa in controtendenza rispetto alle modifiche apportate quasi 2 anni fa che permettevano l'iscrizione anche ai non residenti legati alla realtà cittadina da motivi lavorativi, familiari, sportivi e di studio. Le ragioni addotte dalla maggioranza a riservare la partecipazione a chi per residenza vanta un maggior legame con il territorio, nonché le difficoltà nella selezione dei non residenti, non convincono i consiglieri di minoranza. Ma è un colpo di scena a far cadere la proposta di delibera. Il testo, rileva il capogruppo di minoranza Alfredo Culiti, risulta essere copiato nella parte motivazionale da un atto del comune di Bolzano. Delibera archiviata in attesa del testo emendato da presentare al prossimo consiglio. A segnare però l'esplodere della discordia è la votazione in merito alla mozione dell'opposizione sulle iniziative volte a commemorare lo scrittore e drammaturgo viagrandese Antonio Aniante in occasione del 40° anniversario della sua morte. Una proposta filtrata nei giorni precedenti sui social che fuori dall'aula aveva fatto ben sperare nel felice incontro tra le parti. Ma il matrimonio non sa da fare. Irrealizzabili, a detta della maggioranza, i punti avanzati nella proposta, tra cui incontri culturali aperti a scuole, università e ordini dei giornalisti, istituzione di un fondo librario antiquario e di un premio letterario intitolato ad Aniante. Troppo poco il tempo a disposizione in vista del 6 novembre, nonostante l'opposizione difenda la bontà della mozione come volta a stimolare azioni positive partendo dalla circostanza del quarantennale. Mozione respinta e opposizione che polemicamente lascia l'aula subito dopo la dichiarazione di voto. Quando si oppone un deciso rifiuto a iniziative di questo genere, dal valore universale, del tutto neutrali sotto il profilo politico, scrive Guliti su Facebook, si recide la possibilità di un confronto su temi più importanti e di impatto significativo. Siamo rammaricati di vedere valide opportunità respinte solo perché concepite dall'opposizione. La mozione, risponde d'altro canto il consigliere di maggioranza Alfio Grasso, arriva in ritardo rispetto ad una serie di iniziative già pianificate. Tra i progetti da realizzare ci sono anche quelli proposti dall'opposizione, progetti che, continua Grasso, non abbiamo la presunzione di realizzare da soli. Litigi identitari in vista dell'appuntamento più importante, quell'approvazione del bilancio, stranamente ancora assente dai punti all'ordine del giorno. Voltiamo pagina. Oggi e domani visite e consulenze gratuite all'Hub, al centro Hub Terapia del Dolore, diretto dalla CESE Salvatore Caramma dell'azienda ospedaliera universitaria Policlinico Rodolico San Marco. Gli screening saranno effettuati dalle 8 alle 14 negli ambulatori della terapia del dolore nella Main Street dell'edificio B dell'ospedale San Marco, in viale Carlo Azeglio Ciampi a Librino. Le due giornate hanno lo scopo di sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione e sulla cura del dolore cronico, oltre che sostenere l'applicazione su scala nazionale della legge 38/2010, legge che garantisce il diritto d'accesso ai centri specializzati per la cura del dolore, sviluppare una rete di solidarietà scientifica e sociale che metta in collegamento medici che si occupano di terapia del dolore cronico e i cittadini che ne soffrono. La scelta del centro Hub di terapia del dolore dell'ospedale San Marco di aderire alla progetto 100 città contro il dolore, spiega il dottore Caramma, risulta di primaria importanza per dare un supporto ai pazienti affetti da dolore cronico, agevolandone il riconoscimento, la prevenzione e soprattutto il ricorso alla terapia.
Il comune di Giarre informa che a seguito dell'avvio dei lavori nello stadio di atletica leggera di Viale Sturzo, oggetto di un finanziamento a valere sui fondi PNRR, non sarà possibile accedere alla struttura per l'utilizzazione della pista di atletica. I lavori avranno una durata di circa 12 mesi e prevedono la rifunzionalizzazione e messa in sicurezza delle tribune, il rifacimento della pista in tartan, la collocazione di 6 pali della pubblica illuminazione, l'attivazione di un impianto fotovoltaico a servizio del sistema termico della struttura. Ci fermiamo per un altro stacco pubblicitario, a tra poco. Non a caso quest'anno abbiamo aderito al circuito dei Borghi dei Tesori. Proprio in questi giorni, questo è l'ultimo weekend dove si sviluppa l'ultimo weekend appunto dei Borghi dei Tesori Fest, un circuito che ha coinvolto 37 borghi in tutta la Sicilia, tutte le province. Cusano c'è, come dicevo, per la prima volta è stato inserito, e poi abbiamo proceduto appunto per quanto concerne questo discorso dei Borghi dei Tesori Fest con un'altra importante iniziativa che fu la Festa dei Mari, e questa qua che è l'ultima appunto dei Sapori del Borgo, perché ci colloquiamo su un contesto di chiave di lettura enogastronomica, dove riteniamo che l'enogastronomia è cultura. Su Etna Channel Tutto In di Franco Perdighizzi, sabato e domenica ore 21 e 20, canale 199 in tutta la Sicilia. ACI Basket ACI Reale, la storia del basket. Galatea Pattinaggio, da 62 anni ad ACI Reale. Corsi di pattinaggio, corsa, artistico, freestyle. Dal 1 settembre sono aperte le iscrizioni per la stagione sportiva 2023-2024. Per iscriverti ad ACI Basket ci trovi in palestra presso il Liceo Scientifico Archimede tutti i martedì e giovedì. Puoi chiamare al 347 88 16 796. Per iscriverti alla Galatea Pattinaggio ci trovi in palestra presso l'Istituto San Luigi tutti i lunedì, mercoledì, sabato. Puoi chiamare al 347 54 20 109. Control Tech, professionisti al servizio delle professioni. Informatica e grafica in un solo posto. Assistenza PC e stampanti, riparazione e vendita accessori informatici, risme di carta, cartucce e toner originali ed ecocompatibili a prezzi imbattibili. Da Control Tech è possibile spendere il bonus carta docente approfittando di una consulenza tecnica gratuita. Control Tech, elaborazione grafiche, loghi e stampi di ogni tipo e su qualsiasi supporto. Bigliettini da visita, vendita gadget, abbigliamento da lavoro e scolastico personalizzati, inviti e partecipazioni, timbri, premiazioni sportive, insegne ed espositori. Control Tech è ad ACI Sant'Antonio in via Vittorio Emanuele 35. Servizio a domicilio. Hashtag i migliori scelgono i migliori. Centro Analisi Murabito. Dal 1975 un concreto esempio di professionalità sulla diagnostica da laboratorio. Personale qualificato, strumentazioni mediche di ultimissima generazione. È dotato, unica struttura in Sicilia, del FADI ATM 250, il gold standard per le ricerche di allergie o malattie autoimmuni. Aperto alle 6.30 del mattino, convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale. Gli esami vengono processati in sede, eliminando il rischio di contaminazioni dei campioni. Centro Analisi Murabito, via Kennedy 56 Q2 a Cireale. Da Garozzo SRL, rivenditore Renault e Dacia, sappiamo come consigliarti. Ti offriamo le migliori promozioni del momento e una gamma di modelli all'insegna dell'innovazione, del piacere della guida e dell'efficienza dei consumi. Se hai scelto Renault o Dacia, il rivenditore autorizzato è Garozzo SRL. Assistenza tecnica con personale qualificato. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia, ad ACI Reale, in via Loreto Balatelle 144. Per info 095 765 1805. Autoriparatori di fiducia, da sempre. La tua salute è importante. Affidala a chi ha fatto di un mestiere una passione. Farmacia Gallo, del dottor Orazio Gallo. Da noi potrai trovare un vasto assortimento di farmaci e parafarmaci, un ampio spazio dedicato ai prodotti naturali, omeopatici e fitoterapici, prodotti per l'infanzia, calzature, dermocosmesi, make-up, idee regalo, igiene, nutrizione, sport, veterinaria, reparti curati con passione e massima professionalità. Vienici a trovare in via Nazionale Guardia 196 ad ACI Reale. Seguici anche su Facebook. Farmacia Gallo. Il mondo della farmacia sta cambiando. Fino all'8 ottobre, sulla collezione di calzature Dr. Scholl, c'è il fuori tutto con il 70% di sconto.
promuovere la non violenza e favorire la creazione di un Ministero della Pace. Questi sono stati i temi discussi a Palermo nel corso di un convegno promosso dall'ARS che ha visto l'intervento del Vescovo di Acireale, Monsignor Antonino Raspanti. Un'utopia realizzabile. Il sogno di costituire, accanto ad un Ministero della Difesa, un organo incaricato di promuovere e sensibilizzare la ricerca di modelli economici e geopolitici che favoriscono la pace in un mondo avvelenato da conflitti. Un vero e proprio Ministero della Pace. Sotto questa premessa si è svolto a Palermo, nella sala Piersanti Mattarella dell'Assemblea regionale siciliana, il convegno promosso e patrocinato dall'ARS insieme alla Presidenza della Regione e che ha visto il Vescovo di Acireale, nonché Presidente della Conferenza Episcopale Siciliana, Monsignor Antonino Raspanti, rimarcare l'importanza della cultura della non violenza al fine di creare percorsi condivisi. Certo, un salto politico-istituzionale molto grosso. Si passa dai grandi testimoni della pace e della non violenza del secolo scorso ai movimentismi che l'hanno caratterizzato, si passerebbe a una vera e propria istituzionalizzazione, una proposta politica che però già ha in parecchie amministrazioni comunali o provinciali un sostegno, un assessorato, un ufficio, qualcosa di simile. Ci sono rischi, ma ci sono anche grandissimi vantaggi, soprattutto quello di costruire e organizzare la pace attraverso non solo la gestione dei conflitti, il tentativo di una giustizia riparativa tra i conflitti, ma anche naturalmente quello di pensare un po' al disarmo, di agire insomma in molte direzioni. Promozione della pace e dei valori difesi dalla Carta Costituzionale, ribadita anche dalla deputata del Movimento 5 Stelle, Cristina Ciminnisi. Per la non violenza che diventi stile della politica, anche non solo attraverso attività di promozione culturale della pace, ma soprattutto attraverso anche una struttura formale che possa all'interno del sistema politico favorire la promozione della pace anche attraverso la cooperazione, la collaborazione tra associazioni, gruppi organizzati, movimenti, ma anche regioni, enti locali e istituzioni politiche. Adesso invece lo sport con la Serie D. Andiamo a vedere i gol segnati in questo servizio riassuntivo che riguarda la quinta giornata di campionato giocata domenica. Fa la voce grossa il Siracusa capolista e rifila alla neonata nuova regina il primo dispiacere casalingo. Ma già alla fine del primo tempo buca di testa la difesa Maranto, il pari arriva nella ripresa su calcio di rigore, concesso per farlo di Lamberti su Ciam e trasformato da Barillà. Pare che dura però solo 10 minuti perché al 61esimo il Siracusa trova il gol partita con l'incursione e il rasoterra vincente di Alma. A inseguire gli Aretusei resta il Trapani che spugna la tana dell'Acragas grazie a un contestato rigore trasformato da Cocco, appaiato alla Vibonese che ne rifila 5 al Castrovillari nel derby calabrese. Acragas agganciato al terzo posto dal Sant'Agata che spugna di misura Canicattì grazie alla rete di Mincica nel finale di primo tempo. Sale all'ottavo posto l'Igea che strapazza 3-0 il Portici, padrone di casa avanti con Longo che si procura un rigore per il fallo commesso da Pelliccia. Poi lo stesso Longo si fa respingere il tiro ma è più lesto sulla ribattuta a rimettere la palla in rete. Ancora Longo, questa volta in versione assist man, serve Schinnea per il gol del raddoppio. Il 3-0 che chiude il match già nel primo tempo porta la firma di Biondo, tap-in facile su assist di Sgro. Dietro ai giallorossi resta a quota 6 il Lamezia, fermo per il turno di sosta. A quota 6 c'è anche il Ragusa che spugna 3-1 Casalnuovo, siciliani avanti con la girata sotto misura di Romano. Nella ripresa pareggia sul rigore Cannavaro, ma nel finale ancora il Ragusa trova la rete del nuovo vantaggio con il comodo colpo di testa di Porcaro, dimenticato dalla difesa campana. Poi al 90esimo Coris, ancora di testa, firma la terza rete. In coda a guizzo della Gioiese che spugna Locri grazie al tocco ravvicinato di Sofrà. Finisce senza reti invece il derby siciliano tra San Cataldese e Licata, con gli agrigentini che salgono al terzo posto e i Verde Amaranto che restano invece impelagati nella bassa classifica. E intanto domani si torna in campo per il turno infrasettimanale. L'Acireale fuori casa a Siracusa con i tifosi a seguito. Quella tra Siracusa e Acireale è una rivalità sentita ma ormai sbiadita nel tempo. Appena due doppi confronti negli ultimi 30 anni e tutte e quattro le partite finite con un successo degli Aretusei e nessun gol per i Granata. Un 2-0 del Siracusa all'Acireale di Palella nella stagione 2013-2014. Ancora una sconfitta interna, 1-0 con magia di Mascara per l'Acireale l'anno dopo e poi disfatta per 5-0 in terra Aretusea. L'ultimo successo dell'Acireale a Siracusa risale alla stagione
nel 1993, sì, quella della promozione in Serie B, quando i Granata si imposero al Desimone 2-0, reti manco a dirlo di Sorbello e di Dio. Come in occasione dell'ultimo doppio confronto, anche in questo caso il Siracusa arriva allo stadio AC Galatea con i galloni di primo della classe. Forte del successo appena conquistato in casa dello spauracchio Regina, primo è deciso a rimanerci il Siracusa, mentre la Cireale, ancora indietro quanto a condizione classifica, si gioca l'infrasettimanale senza niente da perdere. Il successo in casa contro il San Luca consente infatti di affrontare la gara del Desimone senza grattacapi legati alla classifica. Insomma, si va per fare bella figura, poi qualsiasi risultato verrà, anche una sconfitta dignitosa ci può stare. Non che parta battuta la squadra di De Sanso nella tana della capolista, anzi ci terranno i ragazzi in Granata a dare continuità al successo di domenica. In campo andrà una formazione che non dovrebbe discostarsi molto da quella che ha strapazzato il San Luca nel primo tempo. De Sanso non è un amante del turnover e potrebbe riproporre Zizzani in porta, Maltese, Sirimarco e Vaccaro in difesa, Galletti e Sticenco esterni con Corigliano, Lucchese e Lavigne centrali e Cicirello e Romano di punta. Possibili alternative Germini in difesa e Montaperto in attacco. Fischierà al Desimone una terna tutta palermitana guidata dal signor Spedale di Palermo, assistito da Canale di Marco, sempre di Palermo. Partita aperta per i tifosi Granata, che potranno acquistare 750 biglietti per il settore ospiti. Siracusa a Cireale, che sarà anche il big match di giornata, tutte in campo alle 15, tranne la Vibonese che osserva il turno di riposo. Turno favorevole quindi al Trapani, primo inseguitore degli Aretusei, che riceve il Casalnuovo, avversario tosto ma non impossibile. Incroci con le calabresi pericolanti per l'Acragas, ospite del Castrovillari fanalino di coda, e per il Sant'Agata che riceve il Locri. La nuova regina cerca riscatto dopo il KO col Siracusa nel match di Portici. Derby per il Licata contro l'Igea Virtus e per il Ragusa contro il Canicattì, mentre sa già di scontro salvezza la sfida tra la Gioiese e la San Cataldese. E chiudiamo adesso dando uno sguardo alle previsioni meteo per la giornata di domani. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. Le temperature registreranno valori compresi tra i 22 e i 29 gradi. Venti deboli, mare poco mosso. Ed è tutto per questa edizione. Prossimo appuntamento con l'informazione di TG Reporter News domani a partire dalle 13:40. Grazie per averci seguito.